Pronto? Sì? Niente, io volevo dirvi che ho sentito la vostra trasmissione, ma secondo me è sbagliato in pieno. Siete pazzi a dire quelle cose. Bene, In grazie per generale. avermi dato del pazzo. No, Ok, grazie, ben gentile. Ok, grazie, ciao. perché rifiuti il dialogo, No, scusa? perché mi dai del pazzo? Scusa, dai il pazzo a tua sorella. Grazie, ciao. Scusate un attimo, io capisco che le linee qua sono aperte, ma se volete darmi del pazzo, insomma, abbiate almeno la cortesia di farlo con più gentilezza, sennò chiaramente il telefono va giù. Pronto? Buongiorno, Buongiorno, sono ciao, ciao Alessandro. Alessandro. Ciao. Ho sentito che faresti anche la stampa, la trasmissione sulla stampa, e allora mi sono permesso di telefonare. Dimmi. E ho sentito adesso dal popolo Mabuche che c'è stato lì un sacerdote che ha parlato, dal popolo Mabuche, qui, un sacerdote No, non qui. Ma a me succede. mi pare che non sia mia roba difficile interpretare, perché. Se fermo carico avanti di un po' della storia di questo mondo, potremmo dire che quando c'è stato ho sentito un co, tanto che ho aperto la radio che è 2 mesi, ho sentito, mi pare che fosse Cesarina, mi pare, ma non so i miei nomi perché per voce così non conosco mia. Le ho detto che sua mamma, quando che moriva, diceva, guardate che se non conservare le conquiste che hai fatto, i siuli sempre che spetta portava via e andava schiavi. In realtà la storia è diversa, perché quando questa 45 si era riferito all'odio collettivo che c'era fra i partigiani e i fascisti. Adesso quando che i partigiani gli ha conquistato il terreno e i sindacati gli ha fatto la bandiera bianca per conto suo, no con i partigiani. Ma che gli ha fatto le conquiste sociali, diciamo, e pari che si sta fatte. Non è giusto che sia penalizzato qui chi ha costruito l'Italia. Qui chi ha costruito l'Italia, i poveri contadini che ha dato il consenso al progresso, al sviluppo, per acciappare l'Inghilterra, per acciappare gli Stati Uniti, per acciappare i prepotenti della storia che ne aveva umiliato, ne aveva assassinato. Cosa voglio? Per conquistare, voglio mantenere cosa? La prepotenza dell'odio Va verso bene, dai, l'altro dei. lasciamo perdere, Alessandro, No, ci no, no, dai, per no, no. piacere. No. Se si continua a mantenere Alessandro. l'odio e le distanze, Alessandro. non è giusto, non è giusto, mi auguro, Alessandro. Ma. Lasciamo perdere questi discorsi qua, dai, No, ma perché sennò. è giusto che si dà la calma, è giusto che si Alessandro. dà la calma, e che se torna stesso al progresso Alessandro. del gruppo, Questa la non è una tra. solidarietà e amicizia e Alessandro, concordia. non è una trasmissione politica questa, dai, Sì, rispondi all'altra, guarda, su, non mi dai. dica che io voglio Ok, fare la dai. segna stampa, No, no, non faccio la ma segna stampa. se che popolo ha dell'Argentina e le sta terminando? E sta seminando come chi vuoi seminare sta gente qua? Sta gente qua vuoi seminare avanti? E seminando avanti, avanti, devono Alessandro. posare gli argentini. Come è possibile che si possa accettare un odio collettivo Alessandro, contro avanti che avanti ciao. fermo l'Italia e fermo il mondo? Alessandro, ciao, Ah, dai, ciao. ciao, Ciao. ciao. Scusate, questa non è una trasmissione politica. Pronto? Sì? Radiogramma? Claudio, Sì, dimmi. sono Lucio. Dimmi tutto. Sì, seguiamo, mi che l'hai ascoltato altre volte, no? Sì. No, sono qui da venerdì. Scusa. Dimmi. No, sulle cose che dite di Isibara, che c'è proprio in nome a quei discorsi che dite, sai che mi per certi versi non andava più bene di un certo discorso del cattolicesimo, capisco? Perché giustamente Dio diventa un mostro, capisco? Anche e dopo, per quanto. E quindi dopo te in cerca di trovare qualcos'altro, capisco, di vedere delle cose più logiche. Dopo, vuoi dirti ancora, non si è detto che mi è gatti a trovare, se mudrio cercare, se cerca, se prova, se vede. Per quanto riguarda dopo il discorso là che forse a Tosetta, Tofioesia, no? Pronto? Sì, comunque siamo per martedì, dai, No, non sono ma no, questi per problemi, ma me. è del modo di fare, No, ma guarda che va bene, ma non sì, per avere, cioè sì, un modo che gommi, siamo. che purtroppo bisogna che cambiasse. Chiudiamo qua, dai, per piacere, non, non,
lasciamo ma stare. Il sito risentito? No, no, voglio, no, non c'è mai mai discorsi a martedì, sto facendo no, oggi. No, lasciamo stare, va bene, mamma mia, ieri zio, ho ascoltato ancora. Sì, va bene, dai. Martedì era martedì, oggi sì, oggi, dai. Bene. Ok? Sì. No, ma sai che no, mi, non voglio farghi farghi violenza o neanche sembrare. No, no, ma siamo proprio a siamo per la siamo stare. Ok, ciao, ciao. No, aspetta. Dimmi. No, e ora, niente, adesso, sto, però, sto discorso che sei qua, no? Mi vorrei domandarti una roba a te. Sì. Che forse può essere quella, no? Ma ti sento convinto che tutto parta dal niente. Cioè, attento che io non sono d'accordo con la creazione come chi ammette iori assolutamente, non lasciamo stare, dai. Forse non sappiamo come che avviene. Certo, è un discorso evolutivo e via, no, ma... però, mi dico, sono convinto che se non esiste vita, non può esserci vita, capisco? È una tua convinzione, però il fatto che ci sia vita, il fatto che ci sia qualcosa che sia anteposto alla vita... non significa che sia vita, cioè che sia coscienza. Cioè, la vita è fatta da coscienza, da consapevolezza. Sì, sì. Il fatto che non esista coscienza o consapevolezza non è detto che non esista il supporto per la vita. Faccio un esempio. Il fatto che sia un corpo marcio che sta marcendo, sì. No, quello non è vita. Però è altrettanto vero che però, da quello mangiando i vermi diventa appunto, vita. Allora, appunto. Il fatto che non ci sia coscienza, non ci sia consapevolezza, ciò non significa che non ci sia la base per la vita. Il discorso è abbastanza più complesso, comunque lo faremo fra due trasmissioni. Va quando parlerò sia della creazione sia di altre cose. Ok? Va bene. Ciao. 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 Vabbè. Permettete un attimino di pausa, un attimo riflessiva. Allora, mi ricollego a quel radioascoltatore che mi dava del matto. Cioè, effettivamente, per un cristiano, per chi crede, per chi si mette in ginocchio, che per chi costringe i suoi figli a essere in ginocchio, a essere battezzati, è chiaro che il mio discorso è un discorso da pazzo, ma questo discorso l'ho sempre fatto, fin dall'inizio. Pronto? Pronto? Sì? Sono il tipo che ti ha dato del pazzo. Ah, ancora, sì, dimmi, sì, va. Abbi pazienza. Vabbè, cercherò di avere pazienza, dai. No, sì, ovviamente. Va bene? Io sono una persona abbastanza corretta, per cui non sono stato non mi interessa molto, assolutamente molto niente, maleducato, d'accordo. Però il discorso del pazzo è sul fatto che l'ideale è buono, l'ideale della Chiesa. Se poi gli uomini, i preti o chiunque lo rovinano, è un altro problema. No, no, stuprare esseri umani non è mai una cosa buona. O l'ordine del Dio e l'ordine del pazzo di Nazareth di stuprare esseri umani non è una cosa buona. Ma mi dispiace. Cioè, mi dispiace che tu dici questo, ma è falso. Cioè, non esiste un ordine del Dio o un ordine del pazzo di Nazareth, di cui la Chiesa Cattolica lo considera il suo profeta, il suo Dio, che sia una cosa buona, perché non esiste parte del non esiste l'ideale, cioè non esiste l'ideale, è solo menzogna. Cioè l'ideale in sé, uno che ti dice portami i miei nemici e sgozzali davanti a me, non ha ideali. Se vuoi Luca, paragrafo delle mine, storia delle mine, ultima frase. Uno che dice al fico, se tu non mi fai fichi quando voglio io, tu devi crepare, non ha ideali. Uno che ti dice ti piglio e ti butto nel freddo fra stridori di denti, non ha ideali. Ma quel che predichi tu porterebbe al caos. No, tu sei il caos. No, no, no. No, cosa? Quello, le tue affermazioni danno il diritto di uccidere. Il macellaio di Sodoma e Gomorra fa strage degli esseri umani e tu metti in ginocchio le persone e dici che le mie cose portano ad uccidere. Ma diamo i numeri. Cioè, forse non ci siamo qui. Cioè, tu accetti un Dio che manda il diluvio universale, che ammazza tutte le persone perché lui li gira 5 minuti, questo lo accetti e dici che le mie affermazioni portano ad uccidere. Ma diamo i numeri. Cioè, effettivamente qua c'è qualcosa che non quadra, amico mio, Guarda che il Dio... lui ha mandato il diluvio universale, ha massacrato milioni di persone. Il Dio ti dà il diritto di scegliere... No! Lui ha mandato il diluvio universale! Lui ha macellato la mia gente, ha macellato il mio popolo! Ha macellato me! Questo devi capire! Io non sono Dio che manda il diluvio universale, io sono l'uomo che è stato macellato da un Dio pazzo!
Questo devi capire. Ha mandato il diluvio universale, ma ne sei sicuro? Oh, guarda che per due millenni la Chiesa Cattolica ha terrorizzato la gente, ha terrorizzato le persone col diluvio universale. Allora, questo è il suo Dio. Allora, questo è il macellaio. Lo prendi come un dato il Sodoma, Gomorra, il discorso del Dio come sommo bene non è cristiano, è il paganesimo della fine. È Proclo, è Giamblico, è Porfirio, è Plotino, non è il cristianesimo ruba, afferra i concetti, sottrae alle persone anche la vita, alza i roghi, stupra le persone, mette in ginocchio i bambini, questo è il cristianesimo. Non è un'altra, non esiste un ideale nel cristianesimo. Dimmi un ideale del cristianesimo. L'ideale d'amore, di fratellanza. Non esiste, se non in ginocchio. Cioè, io dico a voi che voi dovete amare i vostri nemici, dice. Non esiste amore se non in ginocchio. Esiste amore del chi governa il campo di sterminio. Amore non significa sottomettersi. Allora perché quell'imbecille dice io dico a voi che voi dovete amare i vostri nemici anziché lui amare i suoi nemici? Questo voglio dire. Perché è un povero pazzo. Perché la Chiesa Cattolica deve sterminare chiunque non si sottomette, e lo ha fatto per 2000 anni, e l'ordine viene dal suo Dio, viene dal suo pazzo profeta. Se poi tu dici io prendo ordine dal pazzo profeta, allora tu ti identifichi con lui e lo aiuti a sterminare gli esseri umani. Ma io sono un essere umano, okay. Io combatto per la mia gente, non per il padrone che uccide, combatto per chi chiede libertà. Io non ho padrone, va bene, guarda, siamo su due piani opposti. Indubbiamente. Ciao. Allora, siamo effettivamente su due piani opposti. Infatti fra noi e i cristiani non esiste nessuna relazione se non noi che andiamo a definire i cristiani come malvagità, come perversione. E qui ci giochiamo la vita, cioè la centralità dei discorsi è la vita. Cioè è come se noi avessimo un campo di sterminio dove uno fa la guardia col mitra affinché la gente non evade e l'altro cerca di segare il filo spinato. Cioè non esiste dialogo, esiste il dialogo col mitra e col tentativo di rompere lo filo spinato. Pronto? Sì? Ciao Vino, che mi sono niente dei prezzi di Madonna, farò capire che sei un fascista. Che bello! Pronto? Non so se ti ha fatto un complimento o cosa. No, mi ha fatto un insulto peggiore da quanto fosse. Allora, no, infatti proprio a te, sì. Proprio a te, sì. Ciao, sono Ivan. Ciao Ivan. Se uno fa gli auguri, fa i pagani. Come no? Tutti gli auguri, ma anche le buone feste, ma anche le buon Natale, se te vuoi. Va benissimo. Cazzo, sono di seccare calmato. Allora, mi sono messo a fermare invece a un discorso iniziale che ti facevi te, in cui ti affermavi che per credere in Dio bisogna che gli dimostri l'esistenza. Esatto. Ecco, mi su questo godo i dubbi. Godo i dubbi perché parto da un presupposto forse un po' diverso, e cioè non parto da una religione, parto dal fatto che la mia convinzione, tutta da dimostrare comunque, è che in ognuno di noi altri che c'è Dio. E quindi questa mia convinzione mi è ancora più difficile dover dimostrare che per esempio dentro di me che c'è un Dio, dentro di te che c'è dentro lo stesso Dio, ma comunque è dentro di te. E però, siccome parto anche da un altro presupposto, che ognuno di noi altri lo deve scoprire dentro se stesso, se gli attiene a scoprirlo e se vuoi scoprirlo, e se siete nella necessità di farlo, e quindi non vedo perché devo dimostrarlo. Giusto? Tutto qua. Sì, io sono un piccolo particolare però, Dimmi. Cioè che tu parti dal presupposto che noi siamo parte di un tutto esistente, no? Sì, facciamo parte anche di un tutto esistente che non si può dimostrare.
Ah, sì, vabbè, ma davanti, sai che davanti alle convinzioni personali, no? Sì. Io mi arrendo. Capisci? Cioè, se uno dice, se uno mi... stati amando, sì, che cioè, non... no, nel senso che vuole che si arrenda nessuno, sì, no, no, ma ti dico, se uno mi dice io credo nel Dio creatore, è chiaro che io la convinzione sua gliela lascio, sì, cioè, posso contestarla se lui cerca di esporla, però davanti alla sua credenza io mi fermo, insomma, sì, non c'è Vito, problema. Sì, sì, no, Vito, il discorso è questo, no? La grande differenza se fra il esporre un'idea personale e proporla al compagno per stare a fianco e un conto se pretendere che tu assimili quello che ti dice. Ma infatti, infatti io ti dico, è una questione di magia, non è una questione di... Questa è la grande differenza, certo, con il collega ascoltatore di prima, quando una religione tenta di imporre a un popolo un certo modo di vedere le cose, certo, e se quando che viene fatta la violenza, esatto, quando che invece la proposta viene fatta a livello di proposta e uno la fa sua o meno a seconda della propria individualità, certo, e del proprio cammino spirituale, o del proprio sentire, certamente, esatto, che puoi fare. A questo punto qua non sei più attaccabile da da nessuno. Infatti, cioè, io non metto in discussione che delle persone siano condizionate e come io da resto ho dei condizionamenti, per cui hanno il diritto anche di rispondere ai loro condizionamenti. Cioè, io non metto in discussione questo diritto. Io quello che metto in discussione è la logicità, il voler espandere questo diritto, il voler farlo diventare razionale. Sì, infatti, però nel momento in cui mi inizio questo bisogno che l'ho, magari no, una persona inizia a dire cazzo, mi devo sento dentro di me qualcosa di diverso che va al di fuori della tavola che tocco e del pane che mangio, e quindi incomincia a informarsi di questo, dell'altro e dell'altro. A quel punto lì qualcuno si identifica in una religione perché forse si stanca, arriva fin lì e si ferma lì, altri che mette una vita, altri, per esempio il discorso della reincarnazione, prima te dicevi bisogna dimostrarla. Certo. E bisogna dimostrarla fino a un... In termini sufficienti. Come? In termini sufficienti. In termini sufficienti. Ora qui... è ovvio che il discorso si allargheria in modo notevole e andaria fuori dai binari della tua trasmissione, perché se dovresti cominciare a parlare dell'ipnosi, dell'autoipnosi, dei dati scientifici, delle cose che si sa lì, di quello che si dà sotto l'ipnosi, che sì, ma tieni presente che posso contestare tutti quanti queste robe qua. Beh, Dio, che anche le analisi di Stevenson e tutti gli altri, Dio, che c'è problemi. Sì, ma ecco, che sono molte prove scientifiche che sono in grado di contestare il fatto che uno non sia mai andato in Africa, ti descrivo il villaggio come si è fatto, insomma. Beh, un giorno ti dirò anche cosa serve la percezione umana, anche quello, anche quello. Ecco, tutto questo comunque, vedito, il tuo secondo me mico ho fatto un cammino e dopo appena cominciare e andare avanti un altro numero di centinaia d'anni, no? Perché con l'intenzione di vivere almeno 500 anni, quindi... Mille, dai. Sì, no, ma erano 500 mi pare. Ti devi fare la tua, gli altri fare la sua. Fino che, all'amico ascoltatore di prima, fino anche questo, c'è una cosa che ne accomuna, nell'unico modo della ricerca, questo è un'ottima cosa. Quando che ti mi imponi invece il battesimo, la cresima, altrimenti non posso neanche sposarmi, oppure non posso muovermi nella società odierna, o sono costato magari andare ad abitare in Africa, perché altrimenti non adesso, ma fino a qualche anno fa c'era additati come della gente fuori dal comune, quelli che non accettava, che erano i russi, magari i putei, roba del genere, a quel punto di disobbedienza questa non l'accetto più, perché secondo me il Dio che c'è dentro di me può essere solo un Dio buono e non uno che mi impone le cose, insomma, tutto qua. Ciao. Ciao Ivan, grazie, ciao, ciao. Pronto? Pronto? Sì? Ciao. Ciao, dimmi. Ascolta un po', tutti i discorsi che facemmo, no? Sì. Abbiamo mai visto Dio? E infatti bisognerebbe chiedergli a chi crede in Dio. Quelli che hanno scritto tutte quelle cose, lo hanno visto Dio o se lo sono immaginato? Io ho un paio di teorie, ma
Lascio la domanda aperta. Tu non devi avere teorie. E questa è la realtà. La realtà è una. Soltanto, io non ho mai visto niente. Di quello che mi hanno detto, di quello che mi stanno inculcando, di quello che... Io non ho mai visto niente. Guarda, tutte le teorie che fai tu, tutti quei discorsi, i dei, i crogioli e tutte quelle cose che... Ma queste sono, per esempio, vedi, una volta la gente viveva più in mezzo alla natura di noi. Quando? No? Dimmi una volta quando. Quanti anni fa? Sempre tanti anni fa, 2000 anni fa, non c'era questo bosco che c'è adesso, 3000 anni, 5000 anni fa. La gente viveva proprio nel, diciamo, nel... Ma guarda che le strutture c'erano anche allora, eh? Sì, sì, cioè, non... Però la gente in via di massima, guarda, erano pecorai, erano... Sì, ma guarda che c'erano tante storture, eh? C'erano tante storture. Sì, 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 ma le vede anche belle sono, che rimangono anche sì, ma io spero che tu non sei mai stata una donna 10.000 anni fa, perché se tu eri una donna 10.000 anni fa... Io ho 75 anni. Sì, ma era peggiore che ancora 30 anni fa. Sì, cioè, a me lo dice tu pensi che con due galline si acquistava indigenza plenaria? Sì, amica mia, proprio così è. Proprio così, capisci com'è il discorso? Sì. Ma io, guarda, non riesco a capire tutti questi discorsi. Io non ho mai visto niente, questo è il meccanismo. Bene. Ma tutti i discorsi che fanno, la Bibbia, tutte quelle teorie che fa, è tutta già roba inventata. Sì, cioè, sono d'accordo con te che è inventata. È tutta invenzione, una volta lo facevano per tenere buona la gente. Per tenerla sottomessa, sì, assolutamente. Questo è il meccanismo. Ma è vero questo? Per esempio, in certi paesi usano la forza, la polizia, in altri paesi usano la religione, in altri paesi... No, usano sempre gli stessi sistemi, sai. Sono sempre i sistemi della forza dipinti in maniera diversa. Tu guarda l'Islam adesso, l'Islam, anche là, anche l'Islam, diciamo. Sì. Anche lì cosa c'è? Ma è lo stesso, è sempre religione rivelata, è sempre pulsione di morte. E allora... E guarda il popolo come lo fanno, come lo mettono in ginocchio. Ma è così semplice, sa. Esistono fermenti anche là dentro. Esistono ribellioni. Però, nella via di massima lo fanno, eh. Anche qua una volta andavano più in chiesa, adesso ci vanno meno, anche là le cose cambieranno. Sì, ci sono le punte di repressione più grosse. Ma tu vedi per la televisione che vedi soltanto cardinali. Sì, alle associazioni della Contindustria. Ma sì, tira soldi, sai, queste cose tirano soldi. Adesso c'è il giubileo. Sì, sono soldi anche là che circolano. Sono tutte cavolate per conto mio. Dal punto di vista religioso sono delle cavolate, sì. Sono tutte cavolate. Io non ci credo, guarda, veramente. Perché io non l'ho mai visto. E basta. Però se un giorno ti capitasse di vedere la Madonna girato l'angolo, cosa faresti? Ma là una volta avevano fame, vedevano tutto, cosa vuoi? Non è così? Sai, ma non è solo questo, è anche una questione di testa, di mente. Non erano anche talmente, come dire... No, potresti girare l'angolo e vedere la Madonna e ti ritrovi in chiesa in ginocchio. Ma sì. Eh sì, se tu vedi la Madonna sicuramente vai in chiesa a pregare. Se fosse qualche apparizione, per carità, potrebbe anche... Ma non è così, capisci? Ma se ti appare la Madonna, cosa fai? Se ti appare la Madonna... Poi la Madonna vorrà dire che mi ricrederò, ma siccome che non ho mai visto niente... Sì, ma è invece è solo un'illusione, e un'illusione ti porta a essere in ginocchio, cioè se è un'illusione... Ma sai, è malata, ma guarda che cosa, guarda che le illusioni hanno anche una loro sostanza, eh? Sono anche palpa, no, si sente, si palpa un'illusione. Ma sono tutte cose fisiologiche. Sì. Vabbè. La mente di una persona, guarda che fa tanti effetti. Sì, ma infatti, ma questo lo devo dire a te. Ma se una persona è
normale, non vede niente, io non vedo niente, capisci? Non è solo così, è più complicata la faccenda. Comunque io spero che tu mi dici... Io non la complico tanto, guarda, veramente non sto lì tanto, perché... Ricordi un tale Basaglia? Ti ricordi Basaglia? Sì. Ti ricordi cosa ha fatto? Sì, cosa ha fatto? Perché? Cosa ha fatto? Non ti ricordi più? No, aspetta. Quella legge per i carcerati? No. Basaglia è stato quello che ha combattuto per eliminare i manicomi. Ah, già. Sì. Mm. E pensi che i manicomi erano pieni di gente come me, insomma, una volta? Ah, ti mettevano il manicomio? Sì, dai, prima mi avevano messo sul rogo, dopo mi avevano messo che il manicomio. Ecco, vedi qual è il discorso, vedi qual è il discorso? È tutto qua, vedi. Sono andato a prendere quello che può dare. Va bene, dai. Ciao, grazie, ciao. Pronto, Giovanna? Pronto, vorrei che mi contestassi due versioni che ti do dei fatti. Può contestarmi se riesci. Dunque, sappiamo che la società, nota società qui in Italia, io vedo solo in Italia, vedo, perché non vado fuori d'Italia, soccorre gli anticappati, i disabili e tutti quanti i servizi psichiatrici, è un servizio così capillare, così prepotente, che pare che la società sia tutta quanta malata. In realtà le leggi sono sempre fatte contro i poveri. Io non so unire i poveri con questa organizzazione sociale che vuol far passare da pazzi i poveri per far andare avanti la civiltà dei profitti, dei guadagni e delle truffe. Io voglio vedere se puoi contestarmi questa versione. Perché sappiamo che gli anticappati vanno ad ancorarli anche a Stato Terra pur di gestire il patrimonio psichiatrico del nostro mondo. Vogliono far passare da pazzi chi vogliono e fanno passare sempre ci vuole il pazzo ma mai della propria razza. Loro si vuole il pazzo sempre degli altri, perché i preti siano gli altri, sono gli altri, e poi votano le leggi contro i poveri, e allora sempre peggio. Questa situazione è intollerabile, è inutile che tu dica che non va bene, è intollerabile, non può reggere, perché le leggi contro i poveri sono di all'ordine del giorno, è una vergogna, perché questi pazzi che vanno in cerca di trovarli e fuori carceri, è proprio la cultura, una roba capillare, un qualcosa di perfetto, un qualcosa di assurdo, un qualcosa che fa paura. Ok, ciao. Io l'ho detto, ciao. Pronto, Adriana? Pronto? Sì? Ascolta, ma cosa c'è che gasto qua? Ma non ti pensi, senti amore, questo ti dico, mi intanto non ho visto nessuno, solo vedi i preti e il Papa. Vedo chi sei disgraziai, varassino, Gesù quintai in moro, mi antimantenimo, e fa sempre cosa chi vuol, io ricomando al mondo. E niente, siamo buoni, mantenimo, perché noi mandiamo a lavorare? Perché non vediamo le donne come chi ha tutti in canonica? Che manca in calore, vestì quelle peizze perché mi vedo, questo ti dico. Sì. Perché sì, mi è successo delle cose che non posso neanche spiegarti, perché mi prenderei a parlare con te. Ti rendimi conto. Sono sempre qua la diagramma messa. Tutta cosa che seori. I gai canoniche, quelle donne che va dentro, sì. I comandatori. No, non comanderebbero più. I mantenimo, gli altri siamo su come suie, no? Ma mi no, sapete, mi non vado in chiesa, neanche un pià. Vada ori, però, guarda, parliamo tanto, adesso su un discorso e non sull'altro, perché per dare gli scherzi ai partiti, parla tanto, ma ne pensa quanti scherzi dà il Papa, come che deve stare pieni di oro. Pieni di oro, di tutto. Adesso ne ha fatto un altri 10, quanti ne ha fatto un altri vescovi? Chi si che mantiene gli altri? Poveri siamo gli altri, no, è vero, siamo gli altri mantenimo ori. E se inchinemo, e io mi ricordo sempre che mio figlio Gerofano di Guerra, e sono andato dal prete, perché mi ha detto, per fare una domanda apposta, di andare dal prete, fate una dichiarazione, e mi ha detto che mio figlio non l'ho mai visto in chiesa, e che vado dove che voglio fammi fare, ma te giuro se mi piove Savara, e mi ha detto che mi non mi fa una raccomandazione, perché mio figlio non è mai andato in chiesa, e mio figlio 100 volte meglio di ori,
più disgraziati che ne ha. Ti ha capito? Questo ti dico, e io non ho mai visto nessuno. Allora se è possibile andare qua e ha partuto e va in giro e papà non ne ha capito a parlare, ma se si è permesso il mondo e sto qua parla. Ma chi se vergogna di si mette a sento? Prima una volta nasceva, prima una volta e moriva ai tre, adesso muore un desiderio a sera. Ma se posso avere cosa che voi? È una cosa, ma da questo, para, mica c'ero figlia, andavo in cesta, te giuro. Da quando che prima mi ricordo che mi stavo su un paese, che quando che c'era un desiderio, che diremo, risuscitava il signore, no? Che andavo dei passi a croce in cesa, no? Perché si bagnava in gli adesso è morto a mezzanotte, ma sacramento, dopo 10.000 anni che è morto, e prima e 12 anni prima del Cristo, che c'è che gavi suo? Ma era un'invenzione, ma era una sola non c'era invenzione. L'invenzione beh, è buona che niente ammagniamo e niente che demo l'offerta a ori che vive se noi si do quintaini mormiga una volta sono andata al pesce ed era un prete che aveva un transin, ma questo vara giuro sa che per dei oggi si deve una bugia ed era un transin che aveva il prete così andava via Dio e mi dice sto pesca ormadito io signore non potrà mai to se io sto qua sì io perché l'arca che qui è nostro però è qui se scai nostri mino ma se scai chi ne sfrutta niantri. Guarda come chi ha cresciuto le case sue, le nostre case qui, che siamo disgraziati a Sarghe e a Chiesa, per chi vive, guarda come chi vive, con i suoi puttani, con tutti qui chi ha, ti saluto se chi va da Remengo vivi morti, che fa dei robi, che ti, non ti può neanche sapere cosa che mi ha toccato, che mio figlio un tempo andava a fare il prete vuoi vantarlo, questo posso dirti, solo questo. Ma sono ste robe, sa. Ciao. Che se ti lo sa? Ah, ti lo sa, sì. Ma io arriva ben tutto, però. Demo, quello che fa, quello del patriarca che sei a Napoli, che da Viesca e non sei mica vero, ti sei matto. Guarda che muso che ha da Mona, quel disgraziato che sei, che va da Remengo vivo morto, anche tutti qui che sei insieme a va bene, dai, te ne dite un po' poche, va. Ti si sfoga. Bene, io qua ho Mario, prendo l'ultima telefonata e poi chiudo. Pronto? Sì? Ciao dimmi. Ciao Renato, dimmi. Sinceramente se trovo a Madonna nuda in fianco di un angolo mi genoccio. Davvero? Sì. Scusa un attimo, perché se non voglio è giusto davanti a Madonna. È già un po' blasfema la cosa, non andrebbe bene, insomma, dai. Comunque. Ti che tu dici che non bisogna ingenocciarsi chi si trova e si ingenoccia, mi fa ria. Va bene, dai, ma è un po' pesantina. Non credere, no? Sì, va bene. Comunque. Che credi, perché guarda che davanti a uno che crede, non vedeva. No, niente che tegna. Esatto, davanti a uno che crede non vedi niente che tegna. Se puoi dire che io rigai magie, che io questo e quello, invece non è vero niente. No. Perché guarda, mi pare che sinceramente, senza che te offendi, mi pare che te sono meglio anche a te chi dode a domenica. No, proprio a sé. Perché i sei dei buoni amici, per carità, però insomma dai, un po' diverso sono. Ma non è mai tutti quanti di Dio. Di Cesare, di questo, sì. D'altro, che chi ha compasenti, chi ha fatto stermini, chi ha fatto un casino di robe. Ma secondo te, ti pare che su un sacco di 2000 anni che ora dice queste robe, insomma. Che sia sta proprio 2 o 3 persone solo che viene fuori di questa roba. No, e le diceva anche prima, e se niente possiamo dirle se perché qui che le diceva prima li copai. E allora forse deve morire per dirle queste robe qua. Fammi una carità. Iga ha illuminato tutto quanto il Medioevo coi roghi. Iga ha massacrato milioni e milioni di persone. Ti pare impossibile? No, sì, ti pare impossibile. Purtroppo il sangue scorre a fiumi. E gli altri siamo soffioiti, che cerchiamo di fare il nostro meglio. Ognuno con le sue cose. Ma un Dio bisogna che esista per forza? No, assolutamente. Assolutamente non esiste. Allora ti devi dire che Dio sono mio ora? Sì. Ti potrei dire, sono un dio. De mi, sono mi dio mi? Certo. Ah, avevo capito. Ma questa è una buona roba, questa. Questa è una buona roba, sì. E allora ti cominci a guardare anche le altre persone come tanti dei.
E altri cominciano a dire, forse potremmo fare della roba insieme, forse potremmo mettersi insieme, forse non ho bisogno di derubarti o di farti fesso, forse posso essere anche tuo amico, tanto mi sono un Dio, ti te sei un Dio, e magari anche il cane può essere un Dio, e magari anche l'albero è un Dio, magari anche la terra è un Dio, e allora ti dici potremmo fare delle belle robe. Anziché... Che bellissimo, fai di me ora. C'è visita. Tutti i Dì mettendosi d'accordo, la serie quasi quasi è unica. C'è visita. Non dire solo che vuol dire tu mi e te che fare come vuoi tu mi. Esatto. Ma ti lei si mi insegna così però. Bisogna cambiare un po' gli insegnamenti, sì. E ora bisogna ascoltarti un po' con le Dì. Ciao, ragazzi, ciao, ciao. E non prendo più le telefonate perché Mario è qui e giustamente vuole il suo spazio e io devo togliere il disturbo. Vi ringrazio per avermi ascoltato. Questa trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo che va in onda tutti i giovedì alle ore 15 circa fino alle ore 16:30. Questa sera io alle ore 19 sarò ancora in radio e comincerò la lettura di ciò che porta a diventare eterni nella religione dell'antica Roma. Per cui dei percorsi di stregoneria nel paganesimo romano. Andrò avanti a leggere circa 3 o 4 pagine alla volta, per cui se perdete le trasmissioni perdete anche la lettura. Per cui arrivederci alle ore 19 con la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, piazzale Parmesan 8 Marghera, e vi do l'indirizzo anche dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica Vicenza. Grazie per l'ascolto e a risentirci.